Vuitton, Chanel, Hermès, brand che si conoscono e che avranno un riferimento a Chieti nel nuovo polo industriale in parte già formato grazie all'azienda leader nel settore come la Diloan Bone Factory, fondata nel 1987 da Anna Maria e Loreto Di Rienzo e che oggi grazie al gruppo Pattern diventa più solido e può guardare al futuro. Qualche numero, 10 milioni di euro l'investimento complessivo, la Diloan intanto ha quadruplicato i dipendenti che da 50 sono passati a 200 e ha moltiplicato le sedi, ora presenti anche a Villa Magna, Silvi e Milano. Lo stabile di Chieti Scalo, la culla del nuovo polo che ha accolto le professionalità leader nella ricerca, progettazione e campionature nelle lavorazioni ad alto contenuto tecnologico, presto vedrà il raddoppio delle aree grazie alla celerità con cui l'amministrazione Ferrara è riuscita ad operare. Il progetto del nuovo edificio prevede la realizzazione di 5 piani da dedicare alla moda. Abbiamo definito di cogliere l'opportunità che l'Abruzzo dà per la creazione di un polo industriale, che era, poiché noi siamo nati come progettisti, qualcosa che mancava al gruppo, un polo industriale sul ready to wear, cioè sull'abbigliamento di lusso. La Diloan Bone Factory ha inaugurato la propria academy sul territorio. L'obiettivo è quello di attrarre talenti e creare una possibilità reale per i giovani di avvicinarsi alle professioni in Abruzzo. Non c'è giorno che tu faccia la stessa cosa, sono ben pagati, puoi girare il mondo facendo quei mestieri. E quindi anche le nuove generazioni noi le stiamo invitando, no, in qualche misura a lavorare con noi. È appena stato lanciato, io ero qui 2 settimane fa, a Chieti c'era la selezione di un gruppo di ragazzi che faranno un corso formativo, adesso erano a Chieti per la selezione, ma li inseriremo poi a Villa Magna e a Chieti, nelle linee produttive, proprio per corsi professionalizzanti che ormai purtroppo talvolta la scuola non fa e quindi sei obbligato tu come contesto aziendale a creare. Il primo corso prevede una durata di 6 settimane per 240 ore e Anna Maria Di Rienzo ha anche annunciato una collaborazione con l'Istituto Professionale di Marzio Michetti. Occorrono nuove professionalità sul territorio, da non dimenticare gli altri insediamenti produttivi come Brunello Cucinelli e Fendi.